LIFT vuol dire in realtà lavoro, istruzione, formazione e transizioni, che poi la T vorrebbe anche dire territori, proprio perché per noi nel nostro modello di governance è molto importante il coinvolgimento dei territori. Però lo abbiamo scelto perché LIFT vuol dire ascensore, quindi l'obiettivo finale è quello di far ripartire l'ascensore sociale, la mobilità sociale, cercando di dare a tutti pari opportunità. Il modello toscano LIFT presentato ad Arezzo nella sala conferenze dell'ITIS Galileo Galilei ad illustrare i risultati del sistema toscano di connessione tra scuola e mercato del lavoro l'assessore regionale Cristina Grieco. Arezzo è una provincia dinamica, una provincia che ha avuto dei buoni risultati anche riguardo all'occupazione, con un tasso di disoccupazione inferiore alla media regionale, quindi inferiore al 7%, e anche un tasso di occupazione, che non è esattamente complementare, migliore di quello toscano. Nella provincia di Arezzo abbiamo investito solo per gli interventi formativi, cioè che riguardano educazione, istruzione e formazione, in questi 5 anni qualcosa come 61 milioni di euro. Siamo andati ad intervenire su 19.000 cittadini che quindi si sono formati, quindi numeri importanti. I tassi positivi, quindi gli indici positivi del mercato del lavoro, ci fanno piacere, mostrano che questa appunto è una realtà che ha subito, cioè ha reagito alla crisi in modo migliore di altri territori, però naturalmente deve continuare l'impegno, l'investimento proprio su quello che è l'asset fondamentale per vincere le sfide del futuro, che è il capitale umano. Con l'assessore Grieco anche il vice direttore dell'IRPET Nicola Scicolone per un confronto proprio sul mercato del lavoro e i fabbisogni formativi. Il tema del lavoro, soprattutto i giovani, è un tema complicato, perché quando si accede al mercato del lavoro lo si fa spesso con forme contrattuali temporanee, appunto spesso atipiche, e questo è un fenomeno che riguarda prevalentemente i giovani. C'è un problema anche complicato di disaccoppiamento fra quelle che sono le competenze, le professionalità richieste e quelle che sono offerte. Quindi c'è molto importante il tema dell'orientamento e dello sviluppo di un'istruzione di tipo vocazionale, penso per esempio soprattutto a tutta una serie di percorsi FDS, in particolare ITS, che hanno un discreto successo, diciamo, nel collocamento poi degli studenti nel mercato del lavoro, ma che vanno sicuramente messi a regime, inquadrati in una filiera unica e soprattutto potenziati in termini di accesso e di iscrizione.